Ancora una volta, ciao ragazzi e benvenuti su Don't Touch This Button. Cioè, praticamente è un gioco vecchio, però a noi piace, in cui non devi premere... Allora, la telecamera la tolgo perché ha rotto. In cui non devi premere questo bottone. Era arrivato un tizio che ci ha detto di non premerlo. Ha detto che lui va a prendersi un caffè, va in bagno, e mentre noi dobbiamo sostituirlo e non dobbiamo premere questo bottone per nessun motivo. Nessun, però è bello. E però è bello questo bottone. Ops. Una freccia. Io ripremo. Allora, ammetto di sapere già cosa servono le frecce e le cose, però voi non sapete niente, quindi siamo a posto. Tre numeri. Non so che devo fare con questi. Aspetta, forse devo seguire questo codice. 3, 1, 2, 2, 1, 3. Proviamo, ragazzi. Vedete quelle tacche? Potrebbero essere quello. Allora, i comandi sono invertiti. E questo a noi non ci piace. Allora, 3. No, ho sbagliato già. Allora, 3. 1, 2, 2, 1, 3. Sì, giusto. Ora abbiamo una leva e dei pulsanti. Io tirerei la leva verso sinistra. Dei bottoni, dei numeri. Che possiamo fare con questi numeri? Ragazzi, non vorrei dire, però... Qui c'è scritto... Ecco. Quindi sapete che vuol dire, no? No, perché ha quattro numeri. E allora, vabbè, per chi non lo sapesse, 666 è il numero di Satana. E... Scusate se mi manca la voce, ma oggi proprio... Forse è 3700, quel numero là nell'armadio. Allora... 3700. No. Non è quello. Allora... Ho aperto un coso, ma non volevo aprire questo robo. Non so manco come chiuderlo ora. Come lo chiudo? Via. Ragazzi, non so come... Vai via! Forse devo ricliccare dove... Ok, sì. Non so che ho fatto, ho cliccato qualcosa che non dovevo cliccare. Forse nel coso di prima c'è scritto qualcosa. Allora. Quattro numeri, non ci sono quattro numeri. C'è una X in un coso. E c'è 1, 2, 1, 1, mi sembra di vedere. Possiamo provare, 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1. No. Forse c'era un motivo se c'era una X. Vabbè, clicchiamo ancora di più il bottone, come so. Che ho fatto? Che cosa ho fatto? Ops. Non dovevo, mi sa. È tutto buio ora. Credo di aver completato. Allora, aspetta, non vi ho spiegato però che dobbiamo fare. E già siamo a 4 minuti. Praticamente dobbiamo finire il gioco in diversi finali. Credo di aver finito. Infatti un finale l'ho fatto. Quindi abbiamo fatto già un finale. Cliccare il pulsante. Ora io mi ero accorto che cliccando il pulsante, guardate, prima questa leva non c'era, ragazzi. Oh, che ho combinato? Prima quella leva non c'era prima. Ho combinato qualcosa sicuro. Proviamo a fare il reset. No, non avevo ancora finito. Riproviamo. Allora, ok. 3, 2, 1, ho ripremuto il pulsante. Wow. Mi ha pure vibrato il telefono. Che figata. Credo di aver finito ora, sì, infatti.
Mushrooms. Non credo che quello nella cosa fosse un fungo, credo più un'esplosione nucleare, però se a te va bene così, va bene anche a me. Comunque vi volevo dire, prima di vedere quella cosa, quella leva, che guardate qua che c'è una freccia. Che succede se clicco la freccia? È spuntato un pulsante che indica verso il basso. No, l'ho ripremuto, ho sbagliato. E restiamo. Allora, vediamo se... Quindi dobbiamo seguire dove indica la freccia? Le frecce? No, questo finale l'abbiamo già visto, maledizione. Vabbè, ho fatto due finali almeno, no? Forse qua devo cliccare, non lo so. Perché credo di dover seguire la direzione delle frecce. Però la freccia mi indica quella leva. E io l'ho già fatta la leva, no? Sì. La cosa della leva l'ho già fatta, no? Quindi... possiamo raccogliere i pezzi di carta? Ma puliamo tutto allora a sto punto. Che ne so, magari c'è un finale segreto strano. Che poi questo qua è per il PC, però hanno fatto anche la versione mobile. Non so da quanto tempo, credo da poco. Perché io non l'avevo mai vista la versione mobile. E ce n'è uno sotto la scrivania. Ah, mi ha ringraziato perché ho pulito la stanza. No, di niente, anche perché non ho pulito il bottone. Diciamo, prima... non ci ricordiamo di niente. Ok, infatti ci ha dato un premio. Un altro finale, ragazzi. Stiamo andando perfettamente. Ed era anche uno tra gli ultimi, perché quelle luci sono i finali che abbiamo fatto. Vabbè. 6 ore, 7 ore, 30? Niente. Già visto. Allora, premiamo. E qua ci dava questo coso. Se lo premo ancora. Un cacciavite. E ragazzi, guardate qua che c'è. Sembra proprio da svitare. Ok. E io so anche come usarlo, perché prima avevo visto questo coso. Ho svitato il coso. Scusate, io non sto facendo niente. No, che sto combinando in 3 secondi? Aspettate. Allora, qui vedete che ci sono dei colori. Rosso, rosso, blu, rosso, blu, blu, rosso. Rosso, rosso, blu, blu, no, non mi ero accorto che era più piccolo. Cioè era più grande questo dell'altro. E clicchiamo ancora. Un martello. La stampante. Ma che ha funzionato tutte? Ha funzionato vero, ragazzi. Stampante. Errore di stampante. Di stampa, tipo. Resettiamo. Non posso resettare perché forse ho il martello in mano. Infatti. Ci ha dato un altro finale. Ragazzi, wow, stiamo andando perfettamente. Se volete il continuo di questo gioco, ditemelo, perché è molto bello. E se lo volete soprattutto anche in live. Vabbè. Riprendiamo il martello, perché mi era venuta un'altra idea, non vorrei dire. Ma è un po' cattiva come idea. Se noi invece di rompere la stampante... Guardate lì, uno schermo. Mamma mia, ha funzionato vero. Cosa? Sta vibrando il telefono. Aiuta gli alieni. No, gli illuminati. Va bene. Ci sono dei simboli. C'è una specie di cosa. Ondulato, due linee ondulate. Una chiave, contrario, una clessidra. Quindi linee ondulate, chiave, clessidra e un occhio. Va bene. Sentiamo, c'è ancora il posto, fortunatamente. Vero o falso? Gli illuminati comandano il mondo. Vabbè. E se lo premiamo tanto, tanto, tanto?
fatto qualcosa, ragazzi. Oh? Forse è il finale dell'altra volta. Sì, era il finale di prima. Vabbè. Ragazzi, è sì, cioè, sono un genio, ragazzi. Aspettate. Prendiamo il martello. Prima voglio provare una cosa. Che succede se rompo l'orologio là in alto? No, vero. Oh, il martello era risposta a tutto. Posso anche girarlo. Ragazzi, possiamo andare avanti nel tempo. Ritorno al futuro. E copyright per me. No, davvero, che succede se io faccio... E se sposto le ore? No, non succede niente. Però forse dobbiamo mettere un'ora, no? Perché secondo me non è fatto a caso. Tipo, però non vedo nessun'ora. Qualcosa che ci segni un'ora? Non lo so, ad angolo retto. Vai. Aspetta, ce la possiamo fare. Ora in alto. Questo così. E lanciata dei secondi se ne va. No, non ci sono riuscito. Va bene. No, che sto facendo? Vabbè. Scordiamoci tutto quello che ho detto. Allora, facciamo altri finali. Volevo, oltre a rompere l'orologio, rompere qualcos'altro. Il bottone! Che succede? Allarme! Ah, incendio! Rirompiamo. Che sta succedendo, ragazzi? Abbiamo finito? Non credo, perché non può finire solo così, no? Vero? Un alien! Ah, che schifo! Cosa sei tu? Ci sono... Ah, secondo le cose... no, ha uno scudo! È tipo l'Ender Dragon di Minecraft! Dobbiamo rompergli i cristalli dell'End! O dello schifo, in questo caso. Bam! Però lui li rigenera! E anche molti! Ragazzi, sembra facile, ma è difficile, anche perché credo che sia tempo. Non ne sono sicuro, ma potrebbe essere a tempo. L'ultimo, e poi lo picchiamo. Schifoso maledetto. Ok? Di solito i boss hanno solo tre... No, tre vite, quindi dovremmo essere a posto con questa dopo. Mamma mia, questa musichetta maledetta. Mi piace in realtà, però... Ragazzi, rompiamo tutto. No, era tempo sul serio, non ci credo. Lo dobbiamo fare, ragazzi. Ci possiamo riuscire. È difficile, ma noi ce la possiamo fare. Ok, rompiamo tutto quanto. Ragazzi, rompiamo tutto quanto. Poi qua, sbrighiamoci. Ok. Prima martellata. Ragazzi, ce la possiamo fare, è un boss. Non pensavo che ci fossero anche boss in questo gioco. Forse. Seconda martellata. Se c'è di nuovo la luce, vuol dire che abbiamo perso. Ragazzi, ce la possiamo fare. Siamo più veloci di noi. Ce l'abbiamo fatta! L'abbiamo picchiato. Mi trema anche tutto il coso, tutto il telefono. Aiuto! Poi spiegatemi perché c'è una lucertola strana con dei coltelli a fianco, però va bene. Abbiamo finito, abbiamo vinto! Mi ricorda tanto un giochino, però non voglio dire niente. Allarme copyright. Beep. Vabbè, tra poco finiamo il video, mi sa. Scrivetemi, anzi, ditemi nel sondaggio. Io vi lascerò un sondaggio in alto a destra del video, nella i di info. Un sondaggio, voi dovrete cliccare se su sì se volete la continuazione di questo gioco e su no se non la volete. Ma andiamo avanti. Ok, numeri, poi
Secondo me con il cacciavite, svitando quella cosa, abbiamo fatto bene, però... Aspettate un secondo, dei cassetti, ma li posso aprire? No. Vedete, sto provando. Non ho altre idee. Questo lo potevamo svitare, vedete? Ma che ci serve a noi? Scrivetemi nei commenti cosa possiamo fare. Il simbolo di un triangolo degli Illuminati prima, probabilmente. Questa volta non ha stampato qualcosa, però. Ma, un secondo. Non è che con il martello posso rompere questi cosi? No. Qualcosa secondo me c'entra. Per forza qualcosa la dovrò fare. Non sto imparando anche i comandi piano piano. Forse dobbiamo mettere l'orologio, questo qua, come quello là, no? Proviamo, allora. Si sono fermati anche quelli! Prima si muovevano. Ok? Allora mettiamo l'ora in alto, cioè in quel modo. Vabbè, avete capito. Già fatto. Ora in quel modo. I minuti sono in quel modo. I secondi no. Secondi maledetti. Io ho brutti. Io ho dei problemi con i secondi. Ho sentito un rumore. Si è attivato il coso. Perché? Non è che posso girare anche a loro. No. No. E no. Qualcosa la deve pur fare, secondo me. Ma guardate là, ci sono dei colori. Rosso, rosso, giallo, blu, blu, verde. Ragazzi, come l'avevamo aperto quello di prima? Allora, aspetta. 3, 1, ho capito. 3, 1, 2, 2, 3, 1. No. 3, 1, 2, 2, 3, 2, no. 3, 1, 2, 2, 1, 3. Oh, ha funzionato. Poi l'avevo fatto verso sinistra, mi sembra. Sì, no. Qua che avevo messo, che avevo inserito qua niente, no? Ah, vero! Sono scemo, mi bastava fare così. Vabbè, facciamo finta. Ok, allora, vediamo. Rosso, rosso. È però solo quattro colori, quindi non può essere. Aspettate un secondo. Ha delle viti questo, lo possiamo... Sì! Sono un genio. Dei criceti... No! Non dovevo. Scusate. Va bene? Mi è spuntato però un colore. Rosso, giallo, giallo, 8. E anche un numero che non mi ero accorto che c'era prima. Ed è anche alla porta, mi sembra. No. Anche là, no. 3700. Allora, aspettate, aspettate, troppe cose. Proviamo, 3700. Forse l'avevo pure già provato. Sì, l'avevo già provato. Mi sembra almeno, sì, infatti. Allora proviamo 8008. 8008. Ha aperto questo coso. C'è una freccia a sinistra e una freccia a destra. Destra. Vai, tipo i labirinti. No, i labirinti era a sinistra o a destra. Si è chiuso tutto. È la nostra morte. Letteralmente. Io ho sparato a caso, cioè. Ci sono il ragnatele. No, ho capito. Ragazzi, siamo andati avanti nel tempo. Perché infatti ora è tutto invecchiato. Quello era mio, non ci credo. Infatti ho finito anche. E c'è un vecchio. Però, guardate là, la foto è collegata a un'altra foto, almeno sembra. Quindi forse se vado nel passato sblocco un altro premio, diverso. Infatti quello è un uomo anziano, un neonato, no? No, che faccio ora? Sbagliato finale. Ok ragazzi, tra poco finiamo, mi sa. Sì. Allora ragazzi, facciamo quest'ultimo finale, allora, quello del passato... E in futuro magari potremmo fare anche un prossimo episodio, no?
Sempre se voi lo volete, mica vi obbligo. Se non volete, non ho sbagliato di nuovo, non ci credo. Ragazzi, quanto faccio schifo con la memoria. Ma ragazzi, perché ora ci sono più pulsanti? Ah, li dobbiamo premere tutti? Sì, dobbiamo premere tutti i pulsanti ogni volta. È difficile però. Ragazzi, e c'è una storia, dice, e dopo che lo fece c'erano ancora più bottoni. Mi ricorda Edith Finch, non so perché. Li ho premuti tutti. Sì, come faccio? Vedete, poi c'erano tanti bottoni, troppi bottoni. C'è tutta... Ti spamma ovunque. Prima o poi li premerai tutti, no? Che ho combinato. Vabbè, registra, che cosa sto dicendo? Io non volevo fare questo coso, ma io ho premuto solo il bottone. Ragazzi, li ho premuti tutti, eh. Ok. And then he did. Thank you for your cooperation. You got the job, Stanley. Praticamente mi ha detto grazie per la tua cooperazione. Tu hai un lavoro, Stanley. Ho completato, sì. Erlo Stanley. Vabbè. My name is Stanley. Quindi, chi è Stanley? Ragazzi, secondo me c'è qualcuno dietro tutto questo. Che poi quello che è andato in bagno non ha fatto niente. Cioè, finora cosa ha fatto quello che è andato in bagno? Io volevo fare quello del passato, ma mi sa che lo faremo nel prossimo episodio. Se ci sarà un prossimo episodio, almeno. Va bene. Per oggi direi che possiamo concludere così. E se vi è piaciuto il gioco, appunto, scrivetemi nei commenti e nel sondaggio rispondete il sondaggio se volete appunto il continuo del videogioco. Io direi che possiamo concludere qui il video. Mi dispiace troppo che ho lasciato la foto a metà, però l'ultimo doveva essere il passato, invece c'è spuntato sto robo. Ho capito perché, perché avevamo fatto tante volte il coso del buio, poi invece di premere il reset non ci siamo accorti di aver premuto il reset. Ciao. Mi sa che abbiamo fatto un nuovo finale. No. Ma va bene, lo ammetto. Io so che se non faccio niente mi dà un finale, ma non me l'ha dato. Mi ha detto thank you. Forse dovevo aspettare. Vabbè, se ci sarà lo faremo nel prossimo episodio. Da Fabrix Gamer è tutto out.